Allora, siamo arrivati alla settima edizione di Filmmakers al Chiostro, rassegna di cinema indipendente promossa da CinemaZero e sostenuta dalla banca Friuladria Credit Agricole. Settima edizione che presenta delle novità così come delle conferme degli anni precedenti. Le novità di quest'anno sono il premio Ambiente e il premio Inchiesta. Invece conferme degli anni scorsi che hanno dimostrato grandissimo successo sono gli incontri con i festival rappresentativi a livello nazionale e gli incontri con gli autori. Infatti uno dei tratti distintivi di Filmmakers è proprio l'incontro con gli autori, i registi appunto e talvolta anche gli attori che vengono da ogni parte d'Italia, quest'anno d'Europa e anche del mondo. Ci saranno appunto molte novità in questo senso. Filmmakers inizia il martedì 13 luglio e proseguirà fino a martedì 24 agosto, quindi animerà tutte le serate. Tutti i martedì sera appunto del mese di luglio e di agosto si inizia intorno alle 21, la location è lo splendido chiostro dell'ex convento San Francesco e si innesta appunto questa iniziativa all'interno dell'estate Pordenone in città 2010. E una delle novità di quest'anno sono le serate a tema. Un colore per serata ed è gradito il dress code, quindi sono invitati anche il pubblico a partecipare direttamente, non soltanto con magari delle domande, delle curiosità direttamente ai nostri ospiti, ma anche partecipando, ravvivando con l'abbigliamento in tema con la serata. Tutte le informazioni riguardo a Filmmakers al Chiostro le potete trovare direttamente sul sito di CinemaZero, www.cinemazero.it, o sul sito verrete reindirizzati al sito della Mediateca. E tra breve, dove potrete trovare anche l'intero programma con le serate, i temi. Volevo solo ricordare che il martedì 27 luglio ci sarà un Filmmakers Incontra Visioni Sonore, quindi ci sarà un incontro e un'intersezione vera e propria tra quello che è il cinema indipendente e la rimusicazione dal vivo.